Oggi celebriamo la festa di San Matteo Evangelista. Auguri a tutti quelli che portano il suo nome, ma i Matteo, i Teo, le Teie, le Mattie, cioè auguri, auguri e auguri di una vita vera, autentica ed evangelica, così come quella vissuta dal nostro Padre Pio. E sì, questo stile di preghiera di Padre Pio va dall'alto in basso, cioè a dei momenti di grandissima comunione, unione con il Signore e dei momenti in cui lui sperimenta il vuoto, l'abbandono stesso di Dio, l'aridità dello Spirito. Ma egli stesso ci ha detto come il Signore poi lo aiuta ad uscire da questo martirio, e cioè inondandolo di Spirito Santo, inondandolo di Spirito a cui lui deve solo e semplicemente, appunto, abbandonarsi. Nella sua preghiera Padre Pio dice e ci fa capire che l'anima si perde tutta in Dio. Questa è la preghiera profonda, vera, autentica, perdersi in Dio. E che tali momenti, dice Padre Pio, profitta più di quello che potrebbe fare in molti anni di esercizio con tutti i suoi sforzi. E questa perdita dell'anima, questo abbandono, questo scomparire dell'anima in Dio ha dentro Padre Pio degli effetti sconvolgenti. Sembra quasi, dice Padre Pio, che l'anima voglia scappare dal cuore, voglia andare via da questa terra. Sembra quasi che il suo cuore si consumi, dice Padre Pio. Ascoltiamo le sue parole. Padre Pio molte volte, ecco, in questa esperienza di preghiera, di perdita, di abbandono, di inabissamento in Dio, si sente preso da un impeto assai veemente. Queste sono le sue parole. Mi sento struggere per il Dio. Sembrami proprio di morire. Tutto questo nasce, continua Padre Pio, non da qualche considerazione, ma da una fiamma interna e da un amore tanto eccessivo che se Dio non mi venisse in aiuto, a breve andare ne sarei consunto. Cioè questo suo inabissarsi in Dio è come una fiamma che lo consuma, e se Dio non lo aiutasse lui si consumerebbe, sarebbe consumato da questa fiamma d'amore, da questa fiamma dell'intimità profonda con il Signore. E Padre Pio dice anche come lui riusciva a calmare questi impeti da cui non comunque riusciva a difendersi, e descrive cosa l'anima vive in quei momenti. Dice Padre Pio: l'anima ha un ardentissimo desiderio di uscire di vita, e poiché vede di non essere appagata nei suoi desideri, ne soffre una pena acerbissima ed insieme assai deliziosa, che non vorrebbe mai vederla cessare. E conclude Padre Pio: sembra all'anima che tutti gli altri trovino consolazione e sollievo negli stessi loro mali ed essa sola è nelle pene. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!